Per il secondo anno ci troviamo qua nel centro di Saronno, Piazza Libertà, Caffè Bar Muzza, con noi il nostro concittadino Giuliano Melosi, professione allenatore, quest'anno mister del Borgo Manero. Anche l'anno scorso, come altri anni, vi abbiamo già spiegato, ha compiuto la sua piccola impresa. Prima di fare la cronistoria della sua annata, mi tornerei dietro due giorni alla partita di domenica, molto importante, Borgo Manero al Sanocene, e così ci spiega anche i giorni prima dell'incontro, la tensione e che tipo di partita era. Beh, quando hanno spareggio è una partita particolare, sicuramente siccome ne ho giocate partite del genere, la tensione fino alla domenica sono stato bravo a nasconderla e soprattutto a nasconderla alla squadra. Ho lasciato la squadra molto tranquilla e rilassata. Fino a un'ora prima della partita scherzavamo, ridevamo, per cui questa è stata un'arma sicuramente in più, perché la squadra ha reagito bene, non ha sentito la tensione. Giocatori, appunto, io volevo ricollegarmi al fatto, tu sei ex giocatore navigato, allenatore navigato, e i tuoi ragazzi, penso che la maggior parte della prima volta che si trovavano di fronte a un incontro del genere, o vincere o perdere, andava la stagione, giusto? Sì, una squadra abbastanza giovane la mia, per cui in pochi avevano fatto partite importanti. Comunque sono soddisfatto della prestazione che ha fatto la squadra, perché ho chiesto una prestazione di cuore, tutto corsa e agonismo, e siamo stati, secondo me, l'abbiamo vinta così la partita. Ecco, adesso torniamo all'inizio. 13 ottobre 2013, mister Melosi è da qualche giorno che ha preso in mano la squadra del Borgo Manero, è stato chiamato a sostituire un allenatore. Detta squadra aveva fatto 6 partite, 0 punti. Arriva mister Melosi, subito un punto in trasferta, e se non vado errato, non mi ricordo male, avete fallito un calcio di rigore, giusto? Sì, a 5 minuti alla fine mi ha sbagliato un rigore ed è già partita in salita anche lì. Però era importante mollare la classifica dopo 6 partite con 0 punti, la squadra era depressa e aveva bisogno di mollare la classifica. Appunto, qual è stato il tuo biglietto di visita? Quando ti sei trovato in una situazione del genere, non lo so, vedere squadre già avanti in classifica, ragazzi demoralizzati, penso 0 punti, dentro di te hai detto devo farcela, ci riuscirò perché ti conosco un po', l'ambiente com'era? Beh, l'ambiente era sparito, non c'era nessuno, infatti le difficoltà soprattutto che abbiamo avuto quest'anno sono state quelle, che abbiamo lavorato in società fantasma quasi, tifosi pochi all'inizio soprattutto, eravamo da soli, siamo stati bravi a compattarci, a creare un gruppo, strada facendo, perché all'inizio anche lì è stata dura, abbiamo dovuto aspettare gennaio per fare qualche rivoluzione e niente, è stata dura, quest'anno è stata molto più dura rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso quando sono arrivato ad Arco c'avevo una squadra, quest'anno sono arrivato a Riesi non c'avevo una squadra, ho dovuto inventarmi tante cose, alla fine però io sono l'idea che il lavoro paga e alla fine siamo salvati immediatamente. Allora, tu sai, io seguo le tue vicende domenicalmente e seguivo, mi interessavo, hai fatto una partenza, tu correggimi se non la pensi, hai fatto una partenza ottima in trasferta, mentre in casa venivano diverse sconfitte. Sì, è vero, abbiamo fatto bene fuori casa, perché il girone di andata fuori casa abbiamo fatto benissimo, e male in casa, purtroppo ci hanno penalizzato tanti errori individuali dove abbiamo pagato soprattutto in casa, poi è stato un caso, comunque cioè, la mentalità che aveva, che ho chiesto alla squadra di giocare in casa come fuori casa senza problemi, per cui non era, è stato solo un caso che in casa perdavamo. Io qua davanti mi sono preso dei dati, nel girone di andata hai fatto 12 punti in 11 partite, invece nel ritorno sei partito fortissimo,
si è arrivato a un punto al top della sua stagione, penso, avete fatto delle belle vittorie, 4 gol in casa, siete andati a vincere contro la prima classifica, tra Piacenza, lì avete toccato il punto massimo. Sì, noi siamo partiti a gennaio, io l'ho detto, a gennaio eravamo finalmente una squadra, siamo partiti e abbiamo fatto benissimo. Abbiamo toccato il massimo dopo 6 risultati utili consecutivi con 4 vittorie e 2 pareggi, giocando con squadre importanti come Seregno, Propiacenza, scontri diretti con Mappello, Salmone Facese, l'altra, sì, abbiamo giocato a Lecco, insomma partite importanti e abbiamo fatto benissimo. Come succede però quando fai una grande ricorsa, prima o poi un calo mentale ce l'hai. D'altronde noi pensavamo quasi di essere già salvi e ti rilassi, è stato il nostro errore, però ripeto, con una squadra giovane, una squadra con qualità poche a livello tecniche, ma grandi qualità a livello morali, ci può stare. Quando abbiamo avuto il rilassamento purtroppo siamo cascati in 2 sconfitte, tra l'altro secondo me neanche immeritate, però lì ci hanno un pochettino tappato le ali e abbiamo dovuto risalire per cercare di andare ai play-out e cercare di fare il play-out e giocarlo in casa. Appunto, dopo la bellissima vittoria in trasferta, purtroppo è venuto l'errore, la sconfitta proprio con la squadra, diciamo, bisognava proprio battere questa Stanocene che poi l'avete ritrovata e giustamente, penso, se l'hai detto tu, che hai in mano la situazione della squadra e dei ragazzi, quel calo lì vi ha portato a finire il campionato, diciamo, come risultati, un po' incalando perché sono venuti molti pareggi e... Giustamente hai detto, vi credevate già salvi? No, però quelle 6 partite sicuramente hanno dato coraggio e forza alla squadra, però ripeto, dopo un filotto di risultati utili consecutivi e arrivi a giocare con la propria Piacenza che è prima in classifica, vai a giocare da loro, giochi una grande partita, vinci 4-3, ci può stare un calo mentale, noi l'abbiamo avuto, io mi sono rivisto in questi giorni, mi sono rivisto la partita che abbiamo perso con l'Alzano, sì, è vero, abbiamo giocato male, ma abbiamo preso un tiro in porta al 90esimo sull'errore della difesa contro la squadra schierata, cioè è stato un errore tecnico di un mio giocatore, cioè un po' di sfortuna perché la partita lì poteva finire pari, poi siamo andati a Caravaggio la partita dopo, siamo stati penalizzati da un arbitraggio, direi, lasciamo perdere perché c'è stato un rigore scandaloso quando la partita la stavamo facendo solo noi, cioè, e dopo si complica tutto perché dopo devi iniziare a vincere per forza, siete bravi che abbiamo vinto con l'Inter 1 in casa, poi dopo ci sono state 2 partite forse determinanti, quella col Darfur, col Pontisola, dove col Darfur in casa anche lì a 5 minuti dalla fine, anzi a 3 minuti dalla fine vinciamo, ci ha dato un altro rigore che insomma noi ci danno contro, e la penultima col Pontisola è stata un'altra partita dove il Pontisola ha regalato punti a tutti, con noi a 3 minuti alla fine vincevamo e hanno giocato alla morte, ma come deve essere? Io l'ho detto, non deve essere così e sempre, purtroppo il sistema della Coppa Italia ha penalizzato noi, perché Pontisola andando in finale in Coppa Italia ha regalato per un mese, ha regalato a tutti, chi lo incontrava in quel periodo vinceva. Vabbè mister, tutto è bene quel che finisce bene, le tue azioni in campo calcistico sono cresciute, io ancora domenica, come tu sai, frequento, sento, parlo, tanti addetti ai lavori parlando di te parlano tutti bene, io mi chiedo una cosa, quando riuscirà Giuliano Melo, ad iniziare una stagione con una squadra, diciamo, dove ha collaborato anche lui a costruirla? L'ho fatto una volta, ho vinto campionato. Lo so. No. Lo so. Allora, io ripeto, io sono contento di ciò che ho fatto. 4 anni che alleno, 2 promozioni e 2 salvezze. Scusami, questa, tra tutti i valori qua, la migliore secondo soddisfazione è questa qua. Sicuramente, perché, no, ripeto, questa qui era una squadra
che a parte ci da mangiare i processi tutti, ma era una squadra che rispetto a quella dell'anno scorso soprattutto, quella dell'anno scorso era una squadra forte, questa qua era una squadra che aveva qualche problema soprattutto tecnico, per cui questo qui è stato un miracolo calcistico davvero. A proposito, ad Arpo hai lasciato tanti amici, hai visto domenica quanti sono venuti ancora a vederti? Sì, no, anzi, se volete una news, mi ha chiamato ieri il direttore sportivo, mi ha chiesto se voglio andare ad Arpo. Purtroppo hanno sbagliato di un anno. D'altronde sono situazioni che a volte le società per risparmiare finiscono per spendere di più e non risparmiare e d'altronde loro hanno perso anche la categoria, cosa che hanno fatto secondo me un errore grave, perché per risparmiare 2 lire, perché erano 2 lire, hanno voluto cambiare, alla fine si sono ritrovati a spenderne di più perché ne hanno spesi di più e sono retrocessi. Vabbè, ma speriamo che d'ora in avanti tu abbia qualche santo più in paradiso, che si faccia ricordare a qualche presidente, qualche direttore generale, che le tue imprese, anche nel tuo piccolo, così proprio la soddisfazione di vederti iniziare un campionato con una squadra, poi vediamo il tuo valore, attorno qua forse pur conoscendoti bene non ti danno il valore che meriti. Comunque il futuro è sempre rosa per un mister come te. Ah, io continuo a lavorare, vado avanti per la mia strada. Il calcio non c'è qui intorno, c'è dappertutto il calcio, per cui io sono contento di quello che ho fatto fino adesso, parlano i risultati per me, per cui meglio di così si muore. Ognuno fa le scelte che vuole, ognuno è responsabile delle proprie scelte, per cui ripeto, io sono felice così, sono contento così e andiamo avanti per la mia strada. Allora, adesso nel ringraziarti per la tua disponibilità, ci diamo un appuntamento futuro per l'anno 21 a commentare ancora in impresa. Adesso devo fare un piacere a un nostro amico comune, ti farò qualche domandina, adesso lo chiamiamo, attendiamo un attimo. Per adesso grazie mister. Ecco, ci ha raggiunto il nostro amico Massimo Muzza, titolare del conosciutissimo bar ristorante Caffè Muzza, ma ci aveva pregato a me e il mister, quando ci sarebbe stata l'intervista, di tirarlo dentro anche lui, perché oltre ad essere un bravo, come dire qua, barman, no, che barman è poco, imprenditore, ha delle mire calcistiche. Io, non conoscendolo, mi fido delle parole del mister. Faccio subito la domanda, prima di raccomandarlo da qualche parte, spiegami un po' quali sono le sue doti, come gioca, come... No, un attimo di pausa. Siamo insieme. No, diciamo che sta migliorando e al venerdì giochiamo sempre tra amici e 2 mesi fa era inguardabile, invece adesso sta migliorando e è uno che impara velocemente e ci mette comunque tanto impegno. Tu cosa mi puoi dire? Spiegati, parla te stesso, le tue doti. Avremo un esame importante a Gabice, che partiamo domani per fare un torneo importante insieme a Melosi e altri ragazzi in gamba. Spero di poter dare il mio contributo e per me sarà un'emozione unica stare insieme a mister e tutti questi ragazzi. Ma il tuo ruolo qual è? Io sono la punta di diamante. Ascolta, io come tu sai, perché eri presente, giorni addietro mi ha chiesto aiuto, ho portato un vicepresidente di una società di serie D vicino a Saronno e gli ho chiesto se avevano bisogno di te. Possiamo dire pubblicamente come mi ha risposto o teniamo per noi? Possiamo dirlo. Forse quello capisce poco, ha detto che servirai solo tracciare le righe. È andata già bene che mi ha preso in considerazione allora. Va bene, grazie dello spirito, che la mia parola te l'ho data, grazie mille.